l'8º anno consecutivo, Ford è presente nella prestigiosa lista del Ethisphere Institute, che raccoglie le aziende più virtuose in materia di etica, integrazione sociale, cultura della responsabilità e innovazione. Il riconoscimento mette in evidenza le prerogative dell'Ovale Blu nella salvaguardia dei diritti umani, della sicurezza sul lavoro e della sostenibilità ambientale. Con oltre 600 milioni di euro di investimenti per lo stabilimento di St. Louis, destinato alla produzione della prossima generazione Focus, Ford conferma il proprio impegno nel vecchio continente, e in particolare in Germania, sede degli headquarters europei, dove sono impegnate oltre 25.000 persone. Una serie di 5 video è stata dedicata al progetto che ha portato il Team Ford Performance assieme al Team M Sport e alla Honigan Racing Division a sviluppare la nuova Focus RS RX, protagonista del campionato Rallycross pilotata da Ken Block e Andreas Backerud. Nuove anche le livree della vettura, create ad hoc da David Guitar, l'artista dalle ispirazioni multitematiche meglio conosciuto come Death Spray Custom. Sono entrate a far parte della collezione Speed Champions di Lego, che riproduce, utilizzando i celebri mattoncini colorati, le più famose supercar di sempre, la mitica Ford GT40, protagonista della storica tripletta del 1966 alla 24 ore di Le Mans, e la nuova Ford GT, che ha trionfato lo scorso anno a 50 anni esatti di distanza. Fabrizio Faltoni, ingegnere entrato in Ford nel 1997, dopo aver maturato importanti esperienze di management sia in Italia che in Europa, dal 1 aprile è stato nominato nuovo presidente e amministratore delegato di Ford Italia. Uno studio unico nel suo genere, condotto da Ford, mostra come le attitudini alle relazioni sociali incidono anche sull'efficacia lavorativa e, a questo proposito, è stata avviata una collaborazione con la Facoltà di Tecnologia dell'Università di Aquisgrana per un corso di formazione del personale sull'intelligenza emotiva. Paura del buio? Secondo una ricerca promossa da Ford, le origini del timore risalirebbero addirittura all'era preistorica e l'oscurità è ancora in vetta alle preoccupazioni dei guidatori. Un riferimento che ha stimolato la ricerca avanzata verso soluzioni come il sistema di assistenza pre-collisione e riconoscimento pedoni, sviluppato dall'Ovale Blu, in grado di prevenire incidenti anche di notte. Ford è il primo costruttore di auto a sfruttare in fase di progettazione le potenzialità della stampa 3D per la realizzazione di componenti a grandezza naturale. Una tecnologia che nel prossimo futuro potrà essere applicata anche alla produzione di veicoli come le Ford Performance o allo sviluppo di componenti customizzate. Try Before You Buy è il programma di test drive virtuali ideato da Ford che permette di provare le vetture direttamente in casa, simulando la guida ad esempio di un SUV in off-road o di una city car nel traffico urbano. Una tecnologia che potrebbe cambiare la futura esperienza di scelta e acquisto dell'auto. Sempre più esclusive le soluzioni tecnologiche proposte dalla supercar Ford GT, dotata anche di un selettore delle modalità di guida che permette di impostare le prestazioni della vettura in 5 diverse configurazioni e, se si scelgono le varianti V-Max o Track, il V6 EcoBoost da oltre 650 cavalli si esprime al massimo della velocità in rettilineo o a seconda la guida estrema in pista. Ford, anche partner del Drago d'Oro 2017, il premio dedicato all'eccellenza nel settore dei videogiochi, ha partecipato con Xbox a Let's Play, il festival del videogioco svoltosi a Roma in marzo. Una scelta che sottolinea il radicato legame dell'Ovale Blu con il dinamico e variegato universo del virtuale, scenario ideale per sviluppare soluzioni non convenzionali a problematiche concrete.
Ford Italia, protagonista anche a Milano al Formula Automotive 2017, serbatoio di idee sulla mobilità a motore. In primo piano la nuova Kuga, SUV di fascia media dell'Ovale Blu, concentrato di design e tecnologia che si affianca al compatto EcoSport e al full size Edge. Tappa italiana dell'Interior Design Tour alla Ford Social Home, il punto di riferimento dell'Ovale Blu nel cuore di Milano. Esposta in anteprima nazionale la nuova generazione Fiesta, mentre Amco Lennartz, responsabile dell'Interior Design Ford, ha accompagnato i partecipanti alla scoperta della filosofia di design del marchio. Primo trimestre di vendite in crescita per Ford Italia, che con oltre 42.500 unità ha realizzato una share complessiva del 7,3% e dell'8,7% sul mercato dei privati. Ottimi risultati anche sul fronte dei veicoli commerciali, con 5.000 immatricolazioni nel primo trimestre per una share del 12,8% che conferma il ruolo di Ford quale import leader nazionale.